Ciao ragazzi, siamo qui alla colazione di Spazio Tech, dove ci guardano un po' tutti male in realtà, dove ci siamo bevuti un paio di caffè con Lecce, per farvi un resoconto della giornata di ieri, giornata che ci è piaciuta molto. Doveva essere una giornata tranquilla, in realtà è stata forse la più stancante, abbiamo camminato una cosa come 20 km in fiera. E siamo dimagriti tutti, c'è Fabio che sta perdendo i pantaloni in giro perché si è dimenticato le cinture, non gli stanno più su. Però vabbè, diciamo che è stata una bella giornata. Soprattutto ringrazio tutti i blogger italiani che si sono fermati con noi, ci siamo fermati insieme a mangiare un bel hamburgerozzo qui a Barcellona. È stata una serata veramente molto piacevole e soprattutto sembravamo di essere amici da sempre, e quindi è stata veramente una bella atmosfera, una bella esperienza anche. Sì, Un assolutamente sì. bellissimo momento di raggruppamento. Esattamente. E poi vabbè, facciamo un resoconto di quello che abbiamo visto ieri. Ieri ci siamo dedicati principalmente ai focus, quindi abbiamo fatto una S6, S6 Edge, un po' più una, non possiamo dire recensione perché non si può fare una recensione di un prodotto esposto, però diciamo un approfondimento, un focus su come il dispositivo ci è sembrato, i dispositivi ci sono sembrati. E poi siamo andati da HTC, che diciamo è stato meno bella come esperienza rispetto a Samsung, nel senso che non avevamo il dispositivo in mano per fare la recensione di qua di là, e i PR italiani sono arrivati un po' dopo, quindi vabbè, però È diverso ringrazio. perché comunque Samsung c'ha una sala Esatto. soltanto per i media, è organizzata molto molto Esatto. bene, un accesso esclusivo solo per i media, quindi. Però vabbè, alla fine anche su M9 siamo riusciti a fare un focus dicendo quello che pensiamo. E fateci sapere cosa ne pensate voi di questi telefoni, mi raccomando. E poi che altro abbiamo fatto, ragazzi, ieri? Io e Daniele, vabbè, sempre con Daniele siamo andati da Kazam, che presentava vari prodotti. Mentre gli altri lavoravano dietro le quinte in Sala sala stampa. stampa, e abbiamo visto, vabbè, il 552, che dovrebbe essere il fratello gemello del Gione S7, Sì. e tutta la gamma Windows Phone che presentava per la prima volta Esatto. Kazam. Sono stati molto molto gentili con noi, tuttavia non ci sono sembrati informatissimi sui telefoni che Sì, presentavano. diciamo che purtroppo sono dispositivi non troppo conosciuti, e questo l'abbiamo fatto notare anche a Kazam. Però stanno lavorando molto, soprattutto ci hanno detto sul servizio clienti e sull'assistenza, quindi per esempio sui Gorilla Glass 3 frontali e posteriori del Tornado c'è la garanzia, quindi se si rompe cadendo copre i danni accidentali, appunto, e poi Per ci un sono anno, per e un poi la anno. garanzia di La 3 anni garanzia è di invece tre di anni. due, Poi, che è quella legale, diciamo. questa è stata una giornata all'insegna degli incontri un po' VIP. speciali, VIP, Sì, VIP. diciamo. Perché abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola e farci fare una foto insieme ad Erika Griffin, che per chi non la conoscesse è una YouTuber molto Americana. nota, americana molto nota, e allo stand di Samsung, cioè nella sala La press room. media di Samsung. E poi abbiamo incontrato MKBHD, altro YouTuber americano molto molto noto, da HTC in questo caso. Sono stati molto cordiali. Sì, Esatto, sono stati molto lui molto cordiali. timido con la sua attrezzatura da 30.000 euro. Sì, Attrezzatura poco sono stati molto costosa. cordiali, non ci hanno guardato il cartellino per vedere chi Cioè, in fossimo. realtà Mark Nolì ci ha chiesto l'autografo perché è il nostro fan. No, però li ringraziamo entrambi Nostro. per la disponibilità e la cordialità, perché comunque è stato veramente Sì, sono stati molto gentili, gradevole. molto simpatici, dai, Sì, non ci si può possiamo dire. lamentare. Ma sì. E poi che altro abbiamo fatto ieri sera? Siamo andati da Sandisk, che ha organizzato un evento straordinario, nel senso che la location era. Straordinaria, ma l'evento. Oddio, l'evento Era era. Casa Milò? No, Era Casa vabbè, Milano. la A Pedrera. Pedrera, Pedrera. Veramente bella la location. Sì, Cosa volete dire? No, È ti è stato. piaciuto, no? Sì, hanno presentato questa micro SD da 200 giga, poi hanno parlato dell'innovazione di queste schede che
pensare che 10 anni fa loro hanno presentato la 200 mega e dopo 10 anni la 200 giga. Cioè, diciamo che l'innovazione corre abbastanza velocemente. Hanno puntato poi molto ad evidenziare l'accelerazione nel trasferimento dati, sì, fino a questa nuova tecnologia. Fino a un gigabyte per secondo. Però questo, da quanto ho capito, parlavano di memorie non SD, ma proprio no, di memorie interne ai telefoni. Perché dicevano che SanDisk in realtà è molto conosciuta per le memorie esterne, sì, per le memorie flash. Ma in realtà nei dispositivi in realtà sono loro che le forniscono. Il 90% dei telefoni che noi acquistiamo, la memoria hard disk interna, 90, però la ROM, sì, una buona parte la memoria interna di SanDisk, sì, la sì, memoria interna di SanDisk, quindi hanno evidenziato soprattutto questa cosa per cercare di portare il consumatore a capire questa cosa, che loro sono dietro comunque a in un modo o nell'altro la memoria, hanno fatto, ed hanno fatto un grande evento per un grande evento per farcelo capire. Free alcohol, io e Jacopo abbiamo avuto un'esperienza mistica ieri sera at the rooftop, e lo champagne su... Ma anche gli stuzzichini non erano male. Stuzzichini molto buoni, ma sì, però pochi contagocce. Cioè, c'erano i poveri camerieri che si sentivano assaliti ogni volta che uscivano dalla porta della cucina, perché c'era gente che era andata lì solo per mangiare gratis, in realtà. Ma scherzo. No, beh, al mangiare gratis no, però eravamo prevalentemente italiani affamati. Affamati dopo una giornata di fiera. Abbiamo solo bevuto alla fine. Esatto, a stomaco vuoto. Si sono visti i risultati sulle scale, sul tetto di Gaudì. No, però alla fine è stata una bella giornata. Oggi è altra mazzata andare a vedere gli ultimi stand che ci mancano, che in realtà sarebbero tantissimi, quindi non riusciremo effettivamente a coprire qualsiasi tipo di prodotto, perché ci sono veramente dai telefoni a qualsiasi altro tipo di prodotto, anche all'interno di auto, e sarebbe bello, cioè noi magari passiamo e vediamo praticamente tutto, sarebbe bello far vedere tutto a voi, ma capite bene che è difficilissimo, praticamente impossibile, cioè già facendo quello che stiamo facendo entriamo alle 7 in fiera e usciamo alle 9 di sera, quindi è una faticaccia e siamo in 4. Il video è... E poi ci dobbiamo dividere, anche caricare i video, la connessione non è che sia proprio questo granché, il top. Diciamo che in casa Spazio Tech funziona meglio, però c'è anche da dire che in casa Spazio Tech c'è un computer, lì ce ne sono circa qualche milione, però però diciamo che tutto organizzato molto bene, siamo sempre più convinti di questa esperienza e speriamo l'anno prossimo di tornarci, perché ci sta piacendo veramente, sì, tanto. Sì, senza dubbio. Penso che per la giornata di oggi sia, per questo primo video selfie di oggi, diciamo, sì, sia tutto, da questa colazione in questo bellissimo barettino spagnolo. Ma facciamo dei ringraziamenti, ragazzi. Infatti, ah, giusto, ringraziamenti, scusate. Voglio ringraziare i ragazzi che direi che sono rimasti a casa. Iniziamo che a ringraziare. Ci a supportare. Iniziamo a ringraziare Matteo, che da dietro le quinte è quello che gestisce un po' tutto, ci guida un po' all'interno di questa esperienza Spazio Tech. Quindi il primo ringraziamento va per Matteo. E poi ovviamente tutti i ragazzi che tutti continuano, ragazzi, a scrivere, certo, quindi Marco Tisato, Alessandro Ferrara, Andrea Giorgio. Andrea che sta facendo un lavoro impressionante, è da dire, sta impazzendo probabilmente scrivendo milioni di articoli al giorno. E apre i calli. E anche la sua ragazza che ci sta dando una mano in questi giorni, quindi un ringraziamento anche a loro. Poi a chi altri facciamo ringraziamenti? Abbiamo detto tutti? Beh, no, no. Anche Alessandro Ferrara. Alessandro. Sì, sì. Alessandro, anche lui che ci dà una bella mano. E Alessio. Alessio. Marco Danelon. Marco Danelon. E Simone Marelli. Simo. L'autore dell'intro. L'avevamo già ringraziato. Sì, però rinnoviamo il... Ci mettiamo dentro anche lui, ringraziamo tutti. Poi ringrazio anche i miei colleghi che... Senza di loro non sarei qua, probabilmente, perché sono un po' timido, quindi da solo non sarei mai venuto. Vabbè. Però, dai, una bella esperienza, è stato anche un modo di conoscerci tra di noi. Infatti. Quindi, grazie a tutti che ci seguite, continuate a seguirci, e oggi arriveranno altri video sicuramente all'interno della fiera, faremo un paio di video anche di come funziona la fiera all'interno. Pensiamo di aver detto tutto. Sì, andiamo a lavorare, ragazzi. Andiamo a lavorare. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.